Allora, oggi continuiamo un po' di ginnastica, no? Per familiarizzarci con questi vettori. Abbiamo un altro esercizietto che è un pretesto per fare un po' di operazioni comuni. Non risolvo gli spunti che vi ho dato sull'esercizio scorso, di ieri, no? Perché così vi do modo di divertirvi. Ma andiamo avanti, facciamo cose diverse. Allora, qui ho detto, prendiamo un programma che legga alla tastiera una serie di numeri reali, tanto per cambiare, non fare sempre numeri interi, questa volta facciamo numeri reali, terminando l'inserimento quando l'utente inserisce il valore 0. Questa è una piccola differenza rispetto al caso precedente in cui eravamo certi che il numero di mesi fosse esattamente uguale a 12 o comunque pari a una costante nota in fase di compilazione. Quindi non sappiamo quanti sono i numeri che l'utente inserirà, ma l'utente può continuare a inserire i numeri fin tanto che non inserisce 0, a quel punto l'inserimento termina. Quindi lavoreremo con un vettore il cui numero di elementi è variabile, non è noto a priori, e quindi impariamo a gestire questo caso. Metà dell'esercizio sarà gestire questo caso. E poi faremo alcune di queste, dei punti successivi, non ce la faremo ovviamente a fare tutti in un'ora e mezza, ma vi rimangono come anche lì spunto, alcuni di questi argomenti, alcuni di questi punti debordano già anche sugli argomenti, no, della settimana prossima. Io cerco un attimo di anticipare, anche perché perderemo poi le lezioni del 1º maggio, e quindi. Non so che vi dispiace. Non chiedetemi se il 30 si fa il ponte perché non lo so ancora neanche io, non credo. Ok, qui ho elencato un po' di cose che si possono fare una volta che ho detto questi numeri, ad esempio contare quanti sono i valori positivi e quanti sono i valori negativi tra quelli inseriti. Sicuramente non c'è nessun valore nullo perché lo 0 è quello che fa terminare l'inserimento. Determini se esiste almeno un valore maggiore di 1000, quindi in tutta la serie dei numeri ce n'è almeno uno che è maggiore di 1000, oppure determini se tutti i valori sono o non sono maggiori di 100. Queste chiaramente sono due tipi di richieste complementari. Uno, esiste almeno un numero che ha questa proprietà? Esiste almeno un elemento del vettore che ha questa proprietà? Nel secondo caso è, ma tutti gli elementi del vettore hanno una certa proprietà, sì o no? Quindi sono due tipi di ricerche. Ricerca, dimmi se ne esiste almeno uno, oppure dimmi se tutti sono fatti così. Ma voi che siete bravi in matematica sapete che vedere se tutti hanno una certa proprietà significa equivalente a chiedersi se almeno uno non ce l'ha quella proprietà. E poi gli ultimi due è determinare se esistono elementi adiacenti duplicati, cioè due numeri consecutivi uguali, oppure un pochino più difficile determinare se esistono elementi duplicati anche se non siano adiacenti. Quindi due volte lo stesso numero, ma non attaccato, ma all'inizio, alla fine, a metà della sequenza. No? Queste sono operazioni di base, no, che si fanno con i vettori. Allora, partiamo dal primo punto. Leggere da tastiera una serie di valori, terminando l'inserimento non al raggiungimento di un certo numero noto a priori di valori, ma quando si verifica una certa condizione, che dipende dai dati dell'utente. Allora, come sempre, il primo passo sarà quello di creare un nuovo progetto. Che chiamerei, per mancanza di un nome più furbo, vettore di reali. Sappiamo che dovremo lavorare, la prima difficoltà è quella di definire il vettore che dovrà contenere i numeri. È un vettore di numeri reali,
quindi lo dichiariamo come tipo di dato float, gli diamo un nome, chiamiamolo V, in mancanza d'altro, è un vettore, e il problema è come definiamo la dimensione di questo vettore. Ieri avevo detto, attenzione che il C ci obbliga, il linguaggio C ci obbliga a utilizzare una costante numerica quando dichiariamo un vettore. Dobbiamo dire nel momento in cui scriviamo il programma, al tempo di compilazione, dobbiamo dire di quanti elementi è composto il vettore. Questo lo possiamo fare scrivendo un numero esplicito oppure usando una costante simbolica, ma alla fine viene sempre sostituita da un numero. Il problema è che in questo esercizio non lo sappiamo, non ci viene detto. Potrebbero essere 3 numeri, potrebbero essere 40 numeri, potrebbero essere 18, dipende dall'utente. E io però non posso dimensionare un vettore con un numero di elementi variabile, a fisarmonica, che si allarga e si restringe. Posso solamente dimensionare dei vettori con un numero di elementi fisso. Allora, cosa posso fare in questo caso? Posso, devo, dovrò necessariamente dimensionare un vettore con un numero di elementi sufficientemente ampio, no? Da poter raccogliere i dati reali, effettivi, che l'utente inserirà. Quindi, abbondiamo, dichiariamolo più grande di quanto presumibilmente mi potrà servire. E poi faremo in modo che chiaramente solamente una parte di quel vettore verrà utilizzata. E non a caso nel testo di questo esercizio avevo aggiunto una postilla, perso il segno, avevo aggiunto una postilla che diceva, nota, la serie può essere lunga al massimo 100 elementi. Cioè dobbiamo avere da qualche parte qualche appiglio, qualche informazione che ci dica, va bene, non sai quanto sarà lunga la serie, ma di sicuro non sarà più lunga di 100, 1000, 12000, 305. In mancanza di questa informazione non siamo in grado di risolvere il problema, non siamo in grado di dimensionare un vettore se non abbiamo la più pallida idea di quanti elementi ci saranno. Allora, bisognerà trovare dei modi, se ci sono, per risolvere il problema senza memorizzare tutti i dati di un vettore. Ma in questo caso questo esercizio non sarebbe risolubile. Quindi in qualche modo, e la stessa cosa varrà negli esercizi, in laboratorio, ma anche e soprattutto all'esame, quando dimensionate dei vettori cercate sempre di capire se esiste nel testo o nell'analisi del problema un'indicazione che vi faccia capire qual è il numero massimo di elementi che il programma dovrà mai gestire. In assenza di questo numero massimo, allora probabilmente non si può pensare, no, di dimensionare un vettore, perché non ho la minima idea di quanti saranno gli elementi. Ma in questo caso questa informazione ce l'abbiamo. Per cui possiamo dire che non sappiamo quanti elementi l'utente inserirà, ma di sicuro non inserirà, ci dice il testo, più di 100. Quindi dichiaro una costante che ho chiamato max, numero massimo di elementi inseribili dall'utente. Mettiamo un commento di numeri reali che l'utente potrà inserire. Quindi a questo punto abbiamo un vettore che contiene 100 elementi. Speriamo che nessun utente abbia la voglia e la pazienza di inserire 100 numeri diversi e si fermi prima. Vorrà dire che di quel vettore di 100 elementi ne userò solamente 5, ne userò solamente 25, ne userò solamente 37. E gli altri saranno celle di memoria sprecate. Avrei potuto non dimensionarle se avessi saputo prima che non servivano, ma non lo so. Ma pazienza, insomma, qui stiamo parlando di 100
per 4 di 400 byte, e chi se frega, se anche li sprecassi tutti sono 400 byte, poi non è che li ho sprecati per sempre, no? Quando chiudo il programma quel byte ritorna al sistema operativo, no? Non li ho bruciati, quindi non è un problema questo spreco di memoria, è un piccolo spreco di memoria. Fossero anche 10.000 elementi, stiamo comunque parlando di 40 kilobyte. Vabbè, chi se frega. Abbiamo dei gigabyte in memoria, se ne spreco 40k non se ne accorge nessuno, no? È un'inezia, una frazione. Quindi l'unico rischio, l'unico, diciamo così, rischio appunto è che l'utente decida di inserirne più di 100. Allora in questo caso il programma deve fermarsi e dire: attenzione caro utente, il mio programmatore non ha voluto, no, accettare più di 100 elementi, quindi io mi devo fermare. Adesso, cosa devo fare? Devo impostare una lettura di dati, no? Ripetere qualcosa del tipo: inserisci un elemento, inserisci un numero, due punti, reale, ovviamente, e poi scanf di un numero reale da mettere dentro VDI. Questo è il lavoro che dovrò fare. Dovrò farlo ripetendolo tante volte. E quindi queste due istruzioni dovrò racchiuderle in un ciclo. Allora, il ciclo for e il ciclo while sono equivalenti, sono solo due modi diversi di scrivere la stessa cosa. Ma un po' per convenzione, tutte le volte che il numero di iterazioni è noto a priori usiamo il for, ma anche perché è più semplice, più comodo da scrivere, compatto. Tutte le volte in cui la condizione di ciclo è più complessa e quindi non è noto a priori qual è il numero di iterazioni, usiamo invece il ciclo while, anche se in realtà uno si può sempre convertire nell'altro, non è una legge. Quindi, queste due istruzioni vanno ripetute tante volte, ovviamente incrementando ogni volta il valore della variabile i. E inizializzando a zero la variabile prima della prima iterazione. Quindi parto dalla locazione i uguale a 0, inserisci il numero, lo metto dentro VD 0, poi incremento i vale 1, torno a fare l'iterazione, inserisci il numero, lo metto dentro VD 1, incremento i, lo metto dentro VD 2 e vado avanti così finché la condizione che scrivo nel ciclo while me lo permette. Adesso la domanda da farsi adesso è: qual è questa condizione? Allora, il ciclo deve continuare finché l'utente inserisce dei numeri che sono diversi da zero. Giusto? E invece, quando l'utente inserisce un numero uguale a 0, deve terminare. Ma qui la condizione che dobbiamo scrivere è la condizione di ripetizione, la condizione per cui il ciclo deve andare avanti. Quindi il numero che inserisce l'utente è VDI, quindi devo dire che vai avanti finché VDI è diverso da 0. Finché il VDI, che è il numero che l'utente inserisce, è diverso da 0, continua a ciclare. Appena VDI diventa uguale a 0, quella condizione del while diventa falsa e quindi interrompo il ciclo e continuo. Nel frattempo avrò riempito una certa parte di vettore e la parte restante invece rimane non inizializzata. Il problema è che quell'istruzione lì, che a parole sembra convincente, è sbagliata. Credo che ci siano almeno tre errori concettuali nella riga 15. Chi mi aiuta a trovarli?
Allora, un primo problema è cosa succede alla prima iterazione, appena arrivo al ciclo. Float v di max, i uguale 0, vabbè, i devo dichiararlo, ma non era questo il problema, se, grave. I uguale 0, e poi mi chiedo, vd è diverso da 0? Ma vd, chi l'ha mai letto? Non l'ho ancora chiesto all'utente. Allora, quando arrivo lì, alla riga 17 per la prima volta, vd è ancora una variabile non inizializzata. Nel vettore v ci sono ancora 100 celle di spazzatura di valori imprevedibili. Quindi non ha senso che io controlli, no, se è diversa da 0 o no una variabile non inizializzata. Che senso ha? Nessuno. Quindi questo è un problema. Alla prima iterazione sta roba lì non funziona. Poi c'è un altro problema. Supponiamo, facciamo finta di niente, che la prima iterazione vada bene, ok? Entriamo dentro il ciclo, inserisci numero. L'utente lo inserisce dentro VDI, che essendo i uguale 0, sarà dentro VD0. Quindi il numero che ha appena inserito l'utente è dentro VD0. Poi alla riga 22 incremento la variabile I, torno su e mi vado a chiedere se VDI è diverso da 0. Però adesso, quando sono tornato sulla riga 17, la I vale 1, non vale più 0. Quindi sto andando, ho letto il primo dato dell'utente dentro una variabile che si chiama VD0. Giusto? E vado a controllare se VD1 è diverso da 0. Non sto controllando il valore che ha appena scritto l'utente. Sto controllando di nuovo una casella non inizializzata del vettore. Ma perché? Ma perché nel frattempo la I l'ho incrementata. Il fatto che qua ci sia scritto VDI e che qua ci sia scritto VDI non vuol dire che sono la stessa variabile, solo perché c'è scritto nello stesso modo. Perché nel frattempo I è cambiata, può essere cambiata. Quindi non facciamoci ingannare da VDI vista come una cosa unica. VDI è la iesima cella e quanto vale I dipende. Ok? Quindi, come si può risolvere questo? Si può risolvere ad esempio dicendo, ma poiché so che I è già stato incrementato dopo che ho letto il valore, io qui posso andare a controllare I-1. Perché questo while viene verificato dopo aver letto VDI, dopo aver incrementato la I, e quindi questo I-1, quando torno su, quell'I-1 è uguale all'I di prima, prima che lo incrementassi. No? E allo stesso tempo, in questo caso, quindi ho risolto il problema del fatto che sto andando a controllare non il valore che ha appena inserito l'utente, ma un'altra cella. Quindi in questo caso l'utente inserisce il dato nella cella V di 0, quando I vale 0, incrementa I, I vale 1, ma quando torno su all'inizio dell'iterazione successiva andrò a controllare I meno 1, cioè 1 meno 1, 0, andrò a controllare se V di 0 è effettivamente diverso da 0, cioè se il valore che l'utente ha inserito è effettivamente diverso da 0. Se lo è, chiederò all'utente di inserire il prossimo numero, che andrà a finire dentro V di 1, perché I adesso vale 1. Poi incremento I, I vale 2, torno sopra e andrò a controllare I meno 1, cioè 2 meno 1, quando I vale 2, cioè V di 1. Esattamente la cella che ho appena caricato. E vado avanti così. È un modo, ce ne sono altri 80 diversi di organizzare la stessa cosa. Questo funziona perché a un certo punto poi quando l'utente inserisce 0, finalmente il VD50, se I vale 50 l'utente inserisce 0,
lo inserisci dentro V di 50, poi incremento la I, I varrà 51 e andrò a controllare se V di 51-1, cioè V di 50, è diverso da 0, non è più diverso da 0 e allora esco e il programma prosegue. Non abbiamo ancora risolto invece il problema della prima iterazione. Anzi, l'abbiamo solo peggiorato, perché quando arriviamo lì per la prima volta, se partiamo con I uguale 0, stiamo cercando di leggere V di I meno 1, cioè V di meno 1. La cella di indice V meno 1 non esiste. Quindi stiamo facendo un doppio problema, un doppio errore. Stiamo leggendo fuori dal vettore e per di più di un vettore non inizializzato. Vabbè, ma il primo elemento lo possiamo anche sempre trattare a parte. Possiamo dire, senti, la prima volta, come abbiamo detto prima parole, chiudi un occhio, entra nel ciclo. Cioè se è uguale a 0, entra comunque nel ciclo. I uguale a 0, or, ho scritto. No, io voglio una condizione lì che sia vera. Se I uguale a 0 è sempre vera, voglio che sia sempre vera. Se I è diverso da 0, beh, voglio che dipenda da V di I meno 1 diverso da 0 oppure no. Quindi io entro in questo ciclo, eseguo il ciclo, se I uguale a 0 sempre, oppure, or, se I è diverso da 0, sottinteso, perché tanto I uguale a 0 solamente la prima volta, quindi la prima volta entro e non guardo neanche quella condizione di destra. Il C è un linguaggio abbastanza intelligente, per cui quando ho una condizione di or e il primo termine dell'or è già vero, lui non va neppure a valutare la seconda parte dell'espressione. Così come quando trovo un AND e il primo fattore dell'AND è già falso, non va neppure a valutare la seconda. Il che ci fa bene perché non cerca di andare a accedere a una cella di memoria al di fuori del vettore. È una proprietà che si chiama lazy evaluation del C, cioè valutazione delle espressioni booleane lazy. Lazy come si traduce? Fannullone in italiano, svogliata. Appena ha l'informazione per poter dire se la condizione è vera o falsa, smette, non valuta il resto, si ferma lì. Quindi, io entro nel ciclo o se è la prima iterazione, o, non essendo la prima iterazione, quindi se il primo pezzo è falso, lui va a valutare il secondo. Se è il secondo, si chiede il numero che l'utente ha appena inserito, cioè quello che si trova nella posizione di meno 1, era diverso da 0? Se sì, devo chiederne un altro. E quindi ripeto. Ok? Ah, questo è un modo, poi ne vediamo un altro tra un secondo col do while. Quindi io posso a questo punto stampare che l'utente ha inserito quanti numeri? 0. Ho terminato la fase di inserimento dei numeri. E quindi, ad esempio, come riepilogo posso dire, ok, va bene, l'utente ha inserito 7 numeri, ne ha inseriti 12, ne ha inseriti... Quanti ne ha inseriti? Cosa devo stampare lì? Quando esco da quel ciclo cosa so? So che l'utente alla fine ha inserito un certo numero di valori terminandoli con lo 0. Allora, io l'unica cosa che ho, che mi dà un'indicazione, no, di quanta parte del vettore si è riempita, è la variabile i. Però cosa ci devo scrivere lì? I? I più 1? I meno 1? Proviamo un attimo a pensarci. Supponiamo per semplicità che l'utente abbia inserito 3 numeri, ok?
tre numeri. Tre numeri vuol dire che l'utente ha inserito 1.5 meno 70, 3,14, 0. E dopo valori non inizializzati. Questo è il mio vettore V. 1,5 meno 70, 3,14, 0, perché è lo 0 che fa inserire, terminare l'inserimento. E dopo, in realtà ci sono altre 96 celle di questo vettore che contengono tutte valori non inizializzati ancora. Quindi metto dei punti interrogativi perché non ho idea di che valore ci sia lì dentro. E quindi l'ha ciclato, ha riempito questo vettore, si è fermato qua. Quanto vale I in questo caso? Allora, mi sono fermato quando ho inserito lo 0. Guardate, riga 21, l'utente legge 0, inserisce 0. Quindi I, quando l'utente, alla riga 21, nell'iterazione in cui l'utente inserisce 0, I vale, quando sono qua, vale 3, 0, 1, 2, 3. Poi subito dopo incremento la I. E quindi I vale 4. I vale, punterebbe già a questa cella, che sarebbe la prossima cella in cui dovrò inserire un dato, se ci dovesse essere un'altra iterazione. In questo caso sappiamo che non ci sarà perché c'è lo 0. Quindi ho incrementato la I, riga 22, torno su alla riga 17, valuto la condizione, I uguale 0, falso, V di 4 meno 1, V di 3, diverso da 0, falso, V di 3 è uguale a 0, quindi la condizione del while è falsa, scendo alla riga 26. La riga 26 troverò I uguale al valore che aveva, 4. Giusto? Quindi, se devo dire quanti numeri ha inserito l'utente, sarà I meno 1. Se I vale 4, quanti numeri ha inserito l'utente? 3. Questo non è un numero, è l'indicazione che dice basta. No? I numeri inseriti sono 3 e poi ha messo uno 0 per dire basta, ho finito, ma non fa parte della serie quel numero. Quindi in questo caso ho I meno 1 uguale 3 numeri. Allora, visto che la quantità di numeri inseriti è una cosa che mi servirà sicuramente anche dopo, prendo la briga di dichiarare una variabile n, che è il numero di valori inseriti. E quindi dico che n uguale I meno 1. Quindi posso usare finalmente questo n, che è un pochino più leggibile che non stampare I meno 1, e uno si deve chiedere perché ha scritto meno 1. Allora, cosa succede al nostro vettore? Il nostro vettore è diviso in due parti. Avendo letto n numeri, n uguale 3 numeri, in questo caso, ho un vettore che è composto dalle prime n celle. Quindi non scriviamo più I meno 1, scriviamo dalle prime n celle, il vettore è composto da valori utili, veri. Le restanti celle, e quante sono le restanti celle? Sono max meno n, 100 meno n. Sappiamo che il vettore in totale ha max celle, ha 100 celle, di cui
n abbiamo detto che sono utilizzate, le restanti 100 meno n, le restanti max meno n sono invece non utilizzate, come le batterie di questo microfono. Ma c'è la scorta. Il valore n, che in questo caso ho calcolato a valle dell'inserimento dei dati, che in questo caso vale 4, ci dice due cose essenzialmente. La prima cosa, più importante, ci dice quanti dati effettivamente ci sono nel vettore. Io dico per quanto è occupato il vettore, no? Io n la chiamo spesso l'occupazione effettiva del vettore. Quanti dati ci sono davvero nel vettore? Ci sono 100 celle, sempre, ma quante di queste contengono realmente dei dati, sono veramente occupate da qualcosa? Sono solamente n. La seconda cosa che ci dice il valore n è praticamente, ci dice dove sta questa linea immaginaria che separa i valori utili dai valori spazzatura. E in particolare n è esattamente l'indice della prima cella inutile, non utilizzata, che non contiene dati veri. No? Se lo vediamo in questo esempio, n uguale 3, l'indice 0, 1, 2, il v di 3 è proprio qua. Quindi gli n valori vanno da v di 0 fino a v di n meno 1. Ovviamente, se ne ho n e conto a partire da 0, l'ultimo sarà n meno 1. Quindi la cella v di n, questa qua, contiene già un valore non utile, in questo caso è 0 per come, diciamo così, l'esercizio ci chiedeva di inserire i dati, ma sicuramente non contiene un dato utile. Quindi, con questi vettori che io nel corso in DVD lo chiamavo vettore a occupazione variabile, no? Ho un vettore che ha una dimensione fissa, 100, max, ma un'occupazione effettiva variabile, e la dovrò avere sempre una variabile che mi dice quanto è occupato questo vettore. No? Questa variabile che io ho chiamato n, spesso si chiama n o con nomi simili. Allora, vediamo se questo in teoria funziona anche in pratica. Vediamo un po'. Vedi di compilare, sì. Inserisci i numeri 1,5, meno 70 e 3, 14. Adesso inserisco 0 e lui mi dirà l'utente, che sono io, ha inserito 3 numeri. Quindi quadra col ragionamento che abbiamo fatto. Adesso poi dobbiamo andare a vedere che, se quei numeri sono quelli giusti, se li ha memorizzati in modo corretto. Allora magari facciamo una stampa di verifica. Quindi fatemi a questo punto segmentare il codice. Poi facciamo una... A questo punto, per stampare il vettore, posso usare più semplicemente un ciclo for, perché da questo momento in avanti io so quanti elementi ci sono nel vettore. Non ho più l'incognita, no, di quando lo stavo leggendo, per cui non sapevo mai se dopo ci sarebbe stato ancora un altro numero. Lo so, sono n. Quindi da questo momento in avanti, n, che è una variabile, quindi può variare, io non la toccherò più, perché mi sta a rappresentare quanti valori ci sono in quel vettore. Quindi n assume il ruolo di fine del vettore. Io so che ci sono altre 97 celle dopo le 3 che ho usato, ma per me non esistono. Io mi fermo a n, il mio mondo, o meglio, il mio vettore, finisce dopo n elementi. Quindi per stampare il vettore non scriverò i minore di max. Questo ciclo qui andrebbe a
iterare lungo tutte le celle esistenti nel vettore. Ma a me non interessa iterare lungo tutta questa spazzatura. A me interessa iterare solamente lungo le celle occupate del vettore, che sono quelle non fino a max, ma fino a n solamente. Quindi io il vettore l'ho dimensionato di max di 100 elementi. Poi man mano che lo caricavo mi accorgevo di quante celle effettivamente mi servivano. Da quel momento in avanti, quell'n, quel numero di celle, è legge per me. Diventa l'effettiva fine del vettore, oltre non vado mai a guardare. E quindi lo tratto come se fosse una costante, semplicemente una costante, una pseudocostante, via, che ho imparato a metà strada, ma da qui in avanti non lo tocco più. E quindi possiamo stampare, giusto per verifica, i valori qui stampo v di 0 uguale il valore, il numero, eccetera, no? Print f. Vediamo se, quindi abbiamo detto che erano 1.5 meno 70, 3, 14, 0. Tenete inserito tre numeri, v di 0 uguale 1.5, v di 1 uguale meno 70.000, v di 2 uguale 3.14000. Quindi sono quelli che ho inserito. Non viene stampato questo 0, ovviamente, non fa parte dei numeri. Lo 0 era un terminatore, qualcosa che fa finire la serie, non era un dato. Ok? Quindi la tecnica è sempre la stessa. Io quando leggo, leggo all'interno di un vettore abbondantemente capiente. Poi quando ho finito di leggere, quando c'è qualcosa che mi dice che i dati sono finiti, in questo caso era lo zero che me lo diceva, ma in altri esercizi potrebbe essere qualche segnale diverso, allora so, fotografo, quanti all'interno di una variabile quanti elementi effettivamente ci sono. E la cosa più comoda è avere una variabile che gioca il ruolo di questa n, che conta quanti elementi ci sono validi e allo stesso tempo, equivalentemente, indica qual è l'indice della prima cella libera. In questo caso, questo n l'abbiamo ricavato con i-1, ma per come abbiamo gestito questo indice i. Dicevo, non è l'unico modo di gestire l'indice così, lo possiamo fare in tanti modi diversi, ma la sostanza è la stessa. È importante. Come vedete, questa variabile i per me è una variabile usa e getta, l'ho usata qua in lettura, poi la riuso sotto. I è il nome di una variabile poco importante, la prendo, la riuso un'altra volta, la cancello, la riazzero. N è un nome un pochino più importante, è una variabile il cui valore è assegnato lì, non la uso, diciamo così, per fare i conti, no, non la uso di brutta, la uso, no, mantengo un valore sensato. Io avrei potuto non usare questa variabile n, avrei potuto scrivere qua al posto di n i-1 usando un indice che non fosse l'indice i ma un altro, un j, no? Un i2, però poi avrei avuto confusione tra queste variabili, vi sarei sempre dovuto ricordare in tutto il resto del programma, uno, di non toccare mai la variabile i, e due, che ogni volta che voglio sapere il numero di elementi devo usare i-1, che non è proprio il massimo della comodità o della facilità di ragionamento. Per cui preferisco anche concettualmente separare da variabili che la variabile i ha assunto il proprio scopo, è nata qui e muore qui, è servita per leggere il vettore e poi alla fine muore cedendo, no, il testimone alla variabile n, dicendo adesso in poi sei tu che ricorda questa informazione. E qua rinasce con uno scopo diverso. Dopodiché, fin qua abbiamo solamente scalfito, no, il primo punto di questo esercizio. Legge la tastiera una serie di numeri reali, terminando l'inserimento, quando l'utente inserisce il valore 0, la serie può essere lunga al massimo 100 elementi. L'abbiamo quasi fatto tutto, c'è ancora un problema. Questa parte di codice
ancora un baco, ancora un errore. Noi abbiamo detto l'utente inserirà al massimo 100 numeri. E se però non volesse? E se l'utente tentasse di inserire il 101esimo, il 102esimo, il 200esimo numero? Se l'utente non ha mai voglia di inserire questo benedetto 0, come faccio a obbligarlo? Beh, obbligarlo a inserire 0 non posso. Però rifiutarmi di chiedergli altri dati quando il mio vettore è già pieno, posso. Quindi in realtà quella condizione lì manca di una clausola. Io devo entrare nel ciclo per leggere il prossimo dato se è il primo dato che è da leggere sempre, oppure quello precedente era diverso da zero, purché il mio vettore non sia già pieno. Perché se i vale già max, non posso leggere v di max. Ricordiamoci che un vettore di max celle ha le celle che vanno da 0 a max meno 1. Quindi tutto questo va bene finché, purché i sia minore di max. Se non è minore di max, basta. Devo dire, caro utente, hai riempito lo spazio che avevo a disposizione. E quindi tutte queste condizioni devono essere messe a loro volta in AND con i minore di max. Devo entrare a leggere il prossimo numero se è il primo, oppure quello precedente non era 0, ma purché assolutamente i sia minore di max. Poi in realtà questa parentesi in questo caso la possiamo mettere qui, ma la potremmo anche mettere qui, perché i uguale 0 è sicuramente vero quando i è minore di max, quindi però quindi quella condizione si è complicata un pochino, ma d'altronde deve tenere conto di tre cose, no? Del primo dato, dell'ultimo dato quando termino normalmente o dell'ultimo dato quando termino in modo anomalo. Quindi a questo punto ovviamente il programma non è l'ideale, perché l'utente vuole inserire 120 dati, io dopo che ho inserito il centesimo lo fermo. Lui voleva ancora inserire altri 20, non glielo lascio, non glieli chiedo i 20 successivi. Ma è sempre meno grave che non chiedergli lo stesso andare a sovrascrivere memoria corrompendo i valori di altre variabili. Quindi è meglio che possiamo fare. Al limite quello che potremmo fare è qua mettere un piccolo messaggino di cortesia. Se io sono uscito con i uguale max, caro utente, ho raggiunto la capienza massima. E quindi non ti mando via, quei 100 che hai inserito, che hai fatto tanta fatica per inserire, ne tengo conto, semplicemente non te ne chiedo altri, mi fermo così. E me ne accorgo come, riga 28, se esco dal ciclo while con i esattamente uguale max. Se esco dal ciclo while con i minore di max va tutto bene, se esco con i uguale max vuol dire che ho raggiunto il fondo. E quindi stamperò questo messaggio del tipo: guarda che sono uscito non perché tu mi abbia inserito uno 0, perché non me l'hai inserito lo 0, ma perché hai raggiunto il massimo. Max meno 1 andrebbe ancora bene. Sarebbe l'ultima cella in extremis, ma la posso ancora inserire. La cella max non più. I uguale max non più. Allora così va meglio. Allora, vediamo cosa dobbiamo fare. Contare quanti sono i valori positivi e quanti sono i valori negativi in questa serie di numeri che l'utente ha appena inserito.
Quindi aggiungiamo un'altra sezione, quanti sono i positivi e i negativi. Beh, questo è facile, no? Basta scandire la serie dei numeri, li prendo uno per uno in mano e gli chiedo: tu sei positivo? Sì. E per tutti quelli che sono positivi andrò a incrementare un contatore che conta quanti di questi sono positivi. Quindi avrò una variabile che posso chiamare numero di positivi, che inizializzo a 0, e poi per ogni posizione del vettore mi chiedo: l'elemento VD è positivo? Se è positivo, incremento una variabile che mi tiene traccia di quanti numeri positivi ho. Giusto? Quindi rianalizzo il vettore dall'inizio, un elemento per volta, prendo un elemento, dico: tu sei positivo? Sì. Allora ti conto. Tu sei negativo, cioè non sei positivo, allora non ti conto. Ogni volta che conto un elemento, incremento di un'unità una variabile. Io qui in questo ciclo ho due variabili che stanno giocando. La variabile i, che si incrementa sempre, perché deve passare da un elemento a quello successivo. La variabile pose, che si incrementa solo quando incontro un elemento positivo, l'elemento che mi piace. Ok? E i negativi? Beh, i negativi lo posso fare insieme. Numero negativi. Se non è positivo, visto che siamo sicuri che non c'è lo 0, sarà negativo. E quindi posso avere queste due variabili, in cui ogni volta che prendo in mano un numero, se è positivo incremento la variabile numero di positivi, se è negativo incremento la variabile numero di negativi. Entrambe le variabili ovviamente devono essere state inizializzate a 0, come tutti i contatori, prima dell'inizio del ciclo. Oppure potrei anche dire: va bene, contiamo solamente i positivi, i negativi saranno n meno i positivi, è uguale, visto che so quanti sono in totale. N pose e n neg vanno definite, ovviamente. Quindi in questo caso, vabbè, poi mettiamo una printf per stampare il risultato, ci sono tot valori positivi e tot valori negativi. E i positivi sono n pos e i negativi sono n neg, punto e virgola. Stampo, no, i valori di queste due variabili. Proviamo solo col nostro esempietto. Zero. Mi dice che ci sono due valori positivi, lo sapevo, 1,5 e 3,14, e un valore negativi. Ok? Quindi questo è di nuovo un altro schema che si ripete milioni di volte. Voglio contare quanti elementi di una serie hanno una certa proprietà, in questo caso ho scelto la proprietà più banale che esiste, essere positivo o negativo. La soluzione è questa: scandisco, scorro gli elementi in un ciclo e per tutti gli elementi che soddisfano quella proprietà incremento un contatore. Alla fine del ciclo, e solo alla fine del ciclo, potrò stampare il valore o usare
conoscere il valore di quel contatore, che appunto mi dirà quanti elementi hanno quella proprietà. Questo non ha anomalie, cioè non ci sono casi anomali. Se io inserissi tutti i numeri positivi, non mi dà problemi, nel senso che mi dirà che ci sono 5 valori positivi e 0 valori negativi. Non ci sono casi particolari, casi anomali da trattare in questo caso. 0 è un risultato giusto, sensato, possibile. E con questo risolviamo il secondo punto del nostro esercizio. Che è quello che ci chiedeva di contare quanti siano i valori, quanti fossero i valori positivi e quanti quelli negativi nella serie. Adesso i due punti successivi in realtà sono casi particolari del precedente. Determiniamo se esiste almeno un valore maggiore di 1000. No? Siamo al terzo punto. Determini se esiste almeno un valore maggiore di 1000. Allora, come possiamo fare? Come possiamo ragionare? Alla fine, allora, negli esempi che abbiamo fatto finora, il programma dovrebbe semplicemente stampare no, non esiste nessun valore maggiore di 1000. Non mi chiede quanto vale, non mi chiede dove si trova, non mi chiede quanti ce ne sono, mi chiede solo di dirgli ce n'è o non ce n'è almeno uno. Allora, come l'affrontiamo? Allora, anche qui potremmo di nuovo considerare tutti i valori del vettore dal primo all'ultimo, quindi li scorriamo e ormai ci stiamo rendendo conto che qualunque operazione, non dico ogni operazione in generale, ma quasi sempre quando dovremmo fare delle operazioni su un vettore, significa fare una serie di operazioni ripetendole su ogni elemento del vettore, quindi ci sarà di mezzo un ciclo che, ricordiamoci, termina sempre a n. Da questo momento in avanti non mi interessa più quanto vale max. E per ciascun elemento mi chiedo se quell'elemento per caso è maggiore di 1000. Ok? Adesso cosa faccio però? Se ne ho, if VD è maggiore di 1000, quindi prendo VD0 maggiore di 1000, no, VD1 maggiore di 1000, no, VD2 maggiore di 1000, no, eccetera, eccetera. Se a un punto ne trovo uno maggiore di 1000, vai, l'ho trovato. E quindi posso stampare, esiste un valore maggiore di 1000. Cosa sto facendo? Giusto? Allora, questo sembra giusto a prima vista, in realtà ha due problemi. Almeno due. Due saltano all'occhio, allenato. Il primo problema è
cosa capita se i valori maggiori di 1000 non sono uno solo, ma ce ne sono 20. Capita che questa printf la faccio 20 volte. Esiste un valore, va bene, esiste un valore, 20 volte. Per ogni volta che trova un valore maggiore di 1000, si sente in dovere di dirmi che esiste. Ma a me bastava saperlo una volta, poi se ce n'è più di una volta non te l'ho chiesto. Vabbè, ma questo l'abbiamo imparato l'altra volta, vuol dire che appena l'ho trovato vado a prendermi un caffè, non devo stare fino alla fine della lezione. E quindi ieri abbiamo imparato l'istruzione break che ci permette di uscire prima. Quindi appena ho stampato esiste un valore maggiore di 100, esco dal ciclo for. E quindi non andrò neppure a cercare il resto del vettore. L'ho trovato, mi fermo lì. Il problema è che da qualche parte io dovrò anche riuscire a stampare un qualche cosina, un messaggio che dica che non esiste un valore maggiore di 100. Allora, il mio dubbio è, mi vengono in mente due posti dove poter scrivere non esiste un valore maggiore di 100. Uno è qui, else. L'altro è qui alla fine del for. Ma perché poi nei vostri esami li trovo questi due, no? Allora parto da questi. Allora, dico già subito che sono tutti e due sbagliati. Però cerchiamo di ragionare. Vediamo questo. Quindi dice, leggendo superficialmente il codice, direi, se è maggiore di 1000 dico che esiste, ed esco, va bene. Se no non è maggiore di 1000, non c'è un valore maggiore di 1000, scrivo non esiste un valore maggiore di 1000. Il problema qual è? Beh, uno che lo scrivo tante volte, perché sono dentro il ciclo for. Ma soprattutto, pensate a un vettore come questo, vedo l'1.5, è maggiore di 1000? No. E allora mi stampa, non esiste un valore maggiore di 1000. Ma tu che ne sai? Hai visto il primo elemento, ne hai davanti altri 40, e tu avendo visto il primo mi dici che non esiste un valore maggiore di 1000. Tu sai che lui, il primo, non è maggiore di 1000. Ma poi il secondo, il terzo, il quinto e il diciottesimo, quando lo vedrò lo potrò sapere. Ma non ho il diritto di dirti che non esiste finché non li ho visti tutti, questi numeri. No? Logicamente è errato. Dire esiste significa averne visto almeno uno, te ne basta uno, poi puoi chiudere la porta. Dire non esiste devi averli visti tutti per essere sicuro che non esista. Quindi non posso legalmente dire che non esiste una certa cosa finché non ho finito di vederli tutti. E per finire di vederli tutti devo aver finito il ciclo for. Non posso stampare non esiste dentro un ciclo. Ricordatevelo poi anche all'esame. Allora, per dire l'ho trovato mi basta averlo visto. Per dire non l'ho trovato devo averli guardati tutti. Quindi questo, no, ma no proprio per motivi logici, no? Non posso, ne ho visti due o tre e dico non esiste, ma devi guardare tutti prima di poter dire che non esiste, o che non c'è, o che non l'hai trovato, eccetera. Quindi quello, via dal file, via dalla mente. Allora lo posso stampare alla riga 72, un vettore in cui non ci sia nessun numero maggiore di 1000, gira, la condizione di riga 65 non sarà mai vera, quindi la riga 67 non verrà mai fatta, non farò mai la stampa dicendo che esiste,
e poi prima o poi arriverò con i uguale a n, quindi ho letto tutti i valori, se alla fine li ho letti tutti, non ho trovato un numero maggiore di 1000, sarò legittimato dallo stampare, alla riga 72 non esiste un valore maggiore di 1000. Il problema è che purtroppo quella printf viene eseguita comunque, anche se ho stampato esiste un valore maggiore di 1000 perché l'ho trovato, poi subito dopo, quando esco dal ciclo for, dopo la graffa di riga 70, cade lì sopra la 72 e stampa non esiste. No? Che come minimo è un comportamento schizofrenico, dire esiste ma anche non esiste. Quindi dovrò stampare alla riga 72 qualche cosa solo se alla riga 67 non l'avevo fatto. Allora l'else mi veniva bene lì perché era la condizione in cui non era vera quella condizione, però purtroppo era prematuro dire qualcosa senza aver visto tutta la serie di numeri. E quindi questa printf devo in qualche modo condizionarla per dire guarda, io ti devo stampare se non l'avevo fatto prima. Allora, però come faccio a saperlo? Cioè la riga 72, quella benedetta if, come può fare a sapere se in qualche iterazione precedente mai quella condizione fosse stata vera? Falsa. No, vera, scusate. Idee? Allora, mi serve sicuramente una variabile che tenga traccia di quante volte ho fatto una certa cosa. In questo caso, non ho identificato da dove venisse la voce, ma qui non stiamo contando quanti sono maggiori di 1000, perché appena ne troviamo uno usciamo. Quindi non li contiamo tutti, però avremo un contatore, come giustamente diceva, che vale o 0, nel senso non ho mai trovato, oppure 1, ne ho trovato 1, poi mi sono stufato e mi sono fermato a 1. Però un contatore è un modo, no? Una variabile che mi permette di tenere traccia se quella cosa l'ho fatta oppure no. Conto quante volte l'ho fatta, alla fine l'avrò fatta 0 volte o l'avrò fatta una volta. Quindi mi serve. Se devo sapere alla riga 72 ciò che posso aver fatto alla riga 67, mi serve una variabile che se lo ricordi. Quindi, usiamolo così, chiamiamo questo contatore trovato maggiore, perché conta quante volte ho trovato i valori maggiori di 1000, non fatemelo chiamare cont, perché sennò poi non ci ricordiamo più il ragionamento che c'era dietro. E quindi se esiste un valore maggiore di 1000, dirò che ho trovato maggiore, lo incremento, conta quanti valori maggiori avevo trovato. E quindi qui dirò, if trovato maggiore è diverso da 0. No, scusate, è uguale a 0. Cioè, se non ne ho trovato nessuno maggiore di 1000, ma dopo averli visti tutti, potrò finalmente dire che non esiste uno maggiore di 1000. Questo trovato maggiore, ovviamente, datemi 10 secondi che lo vado a definire sopra. Int.
No, non è vero quante celle, abbiamo detto, ci sono celle che hanno valore maggiore di 1000. Ok, allora, trovato maggiore o uguale a 0, parto prima di vedere il vettore e dico non ho visto nessun elemento maggiore di 0, non c'è ancora, non ne ho ancora visti. E la mia variabile di controllo, no, la metto a 0. Poi comincio ad analizzare le varie posizioni del vettore. Se sono tutte minori di 1000, quella variabile trovata maggiore, che nasce a 0, inizializzata a 0, rimane a 0. E quindi quando arriverò nella riga 77, trovato maggiore o uguale a 0, vuol dire che quella variabile non è mai stata toccata da quando l'avevo inizializzata alla riga 65. E quindi non sono mai passato dalla riga 72. E se non sono mai passato dalla riga 72, vuol dire che non è mai stata vera la condizione VD maggiore di 1000. Sto facendo il ragionamento a ritroso, no? Se invece almeno una volta ho trovato un numero maggiore di 1000, avrò fatto la printf, ma nel contempo avrò anche incrementato la variabile trovato un maggiore. E quindi alla riga 77 la variabile trovato maggiore avrà il valore 1. Non 0, in ogni caso maggiore di 0. E questo mi permette di dire che siccome trovato maggiore è diverso da 0, avrò sicuramente trovato un maggiore di 1000 e quindi non dovrò fare questa printf. Questa variabile è la marmellata. No? Come fate a sapere se un bambino ha mangiato la marmellata? Gli guardate le mani. Se sono sporche, non ci sono scuse, l'ha mangiata. No? Anche dopo, anche a posteriori, non avete bisogno di coglierlo sul sacco, con le mani nel sacco, o coglierlo sul fatto. Dopo vado a vedere, sono rimaste tracce di ciò che hai fatto prima? Se all'inizio, occhio perché dobbiamo inizializzare le mani. Se all'inizio le mani erano pulite e poi al fondo le trovo ancora pulite, vuol dire che non hai toccato la marmellata. Se invece le trovo non pulite, vuol dire che almeno una volta l'hai toccato. Ok? In realtà, ciò che si fa spesso non è tanto incrementare la variabile, ma semplicemente metterla a 1. Che nel nostro caso sono assolutamente equivalenti, perché visto che parte da 0, la incremento una volta, poi esco dal ciclo, non varrà mai 2, 3, 4. Ma si mette uguale 1 esplicitamente, no? Per rendere ancora più esplicito il fatto che a noi non interessa quante volte l'ha aperto quel barattolo, ma se l'ha fatto o no. Una volta che l'ha fatto la prima volta, ormai, no, come omicidio, una volta ammazzato uno, tanto non hai pene più gravi se ne ammazzi 2, 3, 4. Una volta che ti becchi la punizione, tanto vale aprirlo più volte. Non ti interessa quante volte, ti interessa se l'hai fatto o no. Quindi è una sorta di contatore degenere, no? Nel senso che parto da 0, poi conto fino a 1. Se per caso la cosa si ripete più volte, io riconto sempre 1, non sto a dire 2, 3, 4, 5, non mi interessa. Perché so che alla fine mi interessa solamente se è uguale a 0 o se è diverso da 0. Questo tipo di utilizzo di una variabile intera come contatore degenere, c'è un contatore che può contare fino a 1, perché tanto non mi interessa oltre l'1, e quindi una variabile che viene inizializzata a 0 e poi viene messa a 1,
quando succede una certa cosa e mi voglio ricordare che è successa. E poi a valle, quando ho finito di iterare, quando ho finito di fare tante cose, vado a controllare quella variabile per scoprire se in passato era successa quella cosa. Ecco, l'uso di una variabile di questo genere prende il nome di variabile flag. Quindi la variabile trovata maggiore è usata come flag. Flag in inglese vuol dire bandierina, no? Una bandiera può essere alzata o abbassata, un segnaposto, no? Allora, ho la bandierina, pianto la bandierina lì per ricordarmi di esserci stato, di essere passato. Se poi ritorno lì e ritrovo la bandierina, vuol dire che di lì c'ero passato, no? È un marcatore, no? Per quello che a me viene sempre il paragone con la marmellata, perché marca un certo evento, il fatto che un certo evento sia successo. Quindi è uno dei modi, è sempre una variabile intera lei, poverina, non fa nulla di speciale, però come abbiamo variabili intere che usiamo come contatori, partono da zero, si incrementano, che usiamo come accumulatori, ci sommiamo dentro dei valori, le usiamo come flag, valgono 0, valgono 1. Questa è una terminologia che trovate spesso su tutti i testi. Quando sentite parlare di flag, altro non è che una variabile intera usata come rivelatore di marmellata o come contatore del genere, come l'abbiamo chiamato oggi. La differenza è che vale 0 oppure 1 e non ci interessa contare oltre. Ok? Facciamo solo una veloce verifica del nostro vettore, che a tutti i numeri minori di 1000 mi dirà che non esiste un valore maggiore di 1000. Se invece ne metto 2, tanto di buona misura, per verificare che poi non mi stampi due volte quella cosa, mi dirà, l'utente ha inserito 8 numeri, ci sono 8 positivi, esiste un valore maggiore di 1000. Non mi dice qual è, non mi dice quanti sono, ma apposta, non lo volevo. Allora, vi invito fortemente almeno a fare, determini se tutti i valori sono maggiori di 100. Che è simile a questo, ma è un ragionamento al contrario, perché qui si chiede tutti, non almeno uno. Quindi provate a ricostruire il ragionamento da zero sul punto successivo. Buona giornata.